lucciola e la luce. Fra i rami di un enorme albero nel bosco abitavano moltissime lucciole. Ogni notte uscivano dal loro nascondiglio per brillare al chiaro di luna. Brillavano a tal punto che il loro albero sembrava un vero albero di Natale. Volavano qua e là, volteggiando e giocando a nascondersi. Però, fra tutte queste lucciole, ce n'era una molto piccola che non voleva uscire a volare insieme alle altre. «No, grazie, preferisco rimanere a casa a leggere», diceva. Né i suoi genitori, né i suoi nonni, né i suoi fratelli, né i suoi amici capivano perché preferisse rimanere sull'albero con la sua piccola luce spenta, mentre tutti gli altri si divertivano. Tutti insistevano e insistevano, ma non c'era nessun modo di convincerla. Anzi, a volte addirittura si arrabbiava. Vi ho detto che non voglio uscire! Perché non mi lasciate in pace? Dobbiamo fare qualcosa, cara. Non può rimanere sempre sola, diceva papà lucciola a mamma lucciola. Non ti preoccupare, vedrai che presto ci sorprenderà uscendo insieme a noi, rispondeva lei. Però passavano i giorni e le settimane e la piccola continuava a restare chiusa dentro casa. Una notte, quando tutte le lucciole erano uscite, donna lucciola, che non voleva più da tempo perché ormai anziana, le si avvicinò chiedendo: "Che succede? Perché non vuoi mai brillare nel buio?" Perché non mi piace, rispose la piccola. Ma come? Non ti piace volare e mostrare a tutto il mondo la tua meravigliosa luce? Perché? Insisteva nonna lucciola. Perché la mia luce è piccola, così piccola che rispetto alla luce della luna non si nota. Io vorrei avere una luce grande e bellissima, come quella della luna, e so che non potrò mai averla. Si lamentò tristemente la piccola nipotina. La nonna sorrise e la fece sedere sulle sue ginocchia. Ai ai ai, mia piccola! Vedo che siccome non sei mai uscita, ci sono molte cose che non sai e che non hai mai potuto imparare, ed è molto importante che tu le sappia. Quali cose? Domandò incuriosita la piccola. Per esempio, non sai che la luna cambia tutti i giorni? Certe volte è la più grande di una palla e brilla talmente tanto da illuminare tutta la terra. Invece, altre volte, nessuno la può vedere. Il suo brillare svanisce e tutto il mondo rimane completamente al buio. Davvero? Domandò sorpresa la piccola nipotina. Ma certo, rispose la nonna. La luna è mutevole. Può crescere molto o tornare piccola, può essere enorme e luminosa o divenire scura a tal punto di non più riuscire nemmeno a scorgerla. E sai perché è così? Perché la luce della luna non è sua, proviene dal sole, ma a volte non le arriva. E continuò. Le luci di noi lucciole sono piccole, è vero, però noi brilliamo sempre con la stessa forza e la stessa bellezza. La piccola lucciola rimase molto sorpresa. Non avrebbe mai potuto immaginare che la luna potesse cambiare e che brillasse di una luce non sua. Subito cambiò idea, diede un bacio alla nonna e, felicissima, accese la sua luce per uscire a volare insieme alle altre. E tutte insieme si accendevano e si spegnevano, brillavano di luce propria, come le lampadine di un albero di Natale.